quanto importante il suo lavoro a contatto con questi ragazzi che davvero sono impegnati in uno sport dove la concentrazione è molto ma molto importante. Beh, la prestazione sportiva è risaputo e necessita di molti aspetti, tra questi aspetti c'è quello evidentemente mentale. E naturalmente l'aspetto mentale è importante, ma non è l'unico, perché lo sport in fondo è un gioco e il gioco ha la caratteristica di avere molte variabili, quindi le variabili sono anche imprevedibili, per cui la mente gioca un ruolo importante soprattutto per adattarsi e quindi riuscire a controllare e gestire le variabili. Intanto parliamo di cervelli sani, di cervelli, diciamo, che applicano se stessi per la riuscita. Quindi, diciamo, aspetti psicologici in senso stretto, quelli abituati a ritenerli, diciamo, aspetti psicologici del disagio non ci sono. L'aspetto più importante è quello della concentrazione, evidentemente, dove la concentrazione gioca un ruolo determinante, perché gli atleti più bravi sono quelli che si distraggono meno e che si prendono le responsabilità. Quindi il cervello agonistico è un cervello che lavora molto sul coraggio e lavora molto sull'attenzione. Lei da quanto tempo è psicologo della federazione? Sono 10 anni circa. Sempre stato a contatto con il tiro con l'arco, anche con altre discipline? Beh, in realtà io ho una tradizione sportiva lunga perché svolgo questo lavoro esattamente dal 1977-78, sono stato in varie federazioni, ho seguito molti atleti di vario livello. In un evento come le Olimpiadi, che è sicuramente il più importante del quadriennio, anche il più particolare, che è completamente diverso da un mondiale, il suo lavoro immagino aumenti molto. Sì, io vorrei sostituire il mio lavoro nel lavoro un po' di tutti, perché noi siamo uno staff, cerchiamo di collaborare al massimo proprio per dare ai ragazzi quanto più possibile, per avere in fondo il piacere di mettersi in gioco, perché di fronte, diciamo, alla difficoltà il cervello agonistico importante è un cervello che coglie l'opportunità, non coglie la difficoltà, quindi questo significa che ogni occasione è buona per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore. Uno psicologo lavora a stretto contatto con gli atleti, ma anche con i tecnici, una forte interazione, immagino. Sì, noi qui abbiamo la fortuna di essere, diciamo, di operare ognuno di noi in uno staff che da sempre ha mostrato attenzione a questi aspetti, diciamo, mentali, quindi cerchiamo di collaborare il più possibile per capire tutte le variabili e tutti gli elementi, che gli atleti mostrano, ci dimostrano, proprio per cercare di rettificarli e renderli più funzionali all'obiettivo. Allenare la concentrazione, come si fa? Sì, mi fa piacere che lei mette in risalto questo aspetto, perché in genere quando si parla di psicologia ci si riferisce sempre ad aspetti legati al disagio. Torno a ripetere, la psicologia non studia necessariamente il disagio, ma accompagna anche un percorso. La concentrazione e l'attenzione sono dei processi mentali straordinariamente importanti e si migliorano attraverso alcune metodologie. Diciamo, la principale, la metodologia, diciamo, più seguita è quella della visualizzazione, dove l'atleta in realtà impara, proprio attraverso un apprendimento, a rivedere le scene, vincenti della sua, diciamo, carriera e rivedendosele, la mente acquisisce un senso di fiducia, perché se è stato in grado di raggiungere queste sensazioni già in precedenza, può raggiungerle anche nel presente.